Succede sempre. Devo fare una cosa con Raspberry e l'alimentatore non funziona. E quindi eccoci qua. Come al solito, per fare una cosa ne dobbiamo riparare un'altra. L'ennesimo alimentatore di Raspberry che smette di funzionare. Per quale stracazzo di motivo non si sa. Adesso lo apriamo e vediamo un po'. Vediamo quanto è facile aprire questo oggetto. Se non ricordo male c'è una vite e poi si può disarticolare. Con rabbia, non ci sono superfetazioni. E vediamo subito. Sì, si apre facilmente, guardate. Ma io, attenzione, non vedo condensatori gonfi, questo è un problema. Ma questo l'avevo già riparato, attenzione. Quindi che cazzo sta succedendo? Maledizione al creatore. Perché sto facendo cazzate? Perché? L'ho appena riprovato e questa cosa non funziona. L'avevo già riparato, avevo già cambiato i condensatori. Che cazzo succede? Si sono rifottuti i condensatori? Ok, gli metto questo al volo. E ovviamente ora non entra. Perfetto. Quindi dovrò provarlo così. E niente, è saltato qualcos'altro in questo cazzo di alimentatore di merda. Ok. E assistiamo adesso al non funzionamento di questo Raspberry, su cui ho installato la LibreElec distribuzione. Devo collegarlo con la HDMI e quindi ci metto questo gigantesco e scomodo connettore, cavo rubato alla PlayStation 4, tastiera e mouse. Ma io qua ho solo la tastiera, perché questi stronzi hanno fatto un connettore solo, questi pezzi di merda. Pezzi di merda. Accendiamo e vediamo che cazzo succede. Nessun segnale, ovviamente sarà HDMI 2. Ottimo, funziona veramente bene questa immagine che ho installato. Funziona veramente bene, complimenti. Ora si è proprio spento. Ma vaffanculo. Era ovvio che non poteva funzionare, ma questo già lo sapevamo. Quando mai qualcosa funziona? Allora, su che cazzo di HDMI siamo qua? Oido Pro, Rullus Oido Pro, Oido Pro. Uno, ok. Il niente. Vediamo senza. Senza non dà segni di vita. Vediamo di nuovo con, sbattendola dentro con violenza. E lo accendo così, vaffanculo. Cioè, era un problema di falsi contatti, mi stai dicendo? Oh, idino pro. No, è proprio che sta distro non funziona, che è una merda. Complimenti, LibreElec. LibreElec. Complimenti, veramente complimenti, eh. LibreElec. La merda. La merda. E proviamo adesso una normale Raspbian. Perché non entra sto cazzi USB di merda? E vediamo un po'. E mi dà errore. E mi lampeggia. Questi connettori sono la merda. Sta a vedere che è lui che non ce la fa. Non parte. Non si avvia. Non si avvia. Ho capito il problema. Il problema è evidente. Ecco il problema, qual è? Questo. Cambiato alimentatore e non parte più. Sempre la Oilo SD card, Oilo Pro. Alleluia.
È un inferno. È un inferno. Brucia, bastardo, brucia. 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 Pazzesco. Veramente pazzesco. È pazzesco. Non parte più. E proviamo adesso. File system check sulla schedina SD di merda. Non va, non va più. È partito una volta sola. Adesso lo prendo ammazzate. Se non fosse che costa tanto. In tutto questo sono già passate circa 3 ore. E questa è l'ennesima Librelec che provo. Dopo aver cercato di riparare un alimentatore, dopo averlo distrutto perché comunque tirava fuori tensioni di merda, dopo una merda di Raspbian che parte una volta sola e mai più, vaffanculo! Sta facendo qualcosa, però non si vede un cazzo sullo schermo. Non si vede un cazzo a video, un cazzo a video. Non si vede un cazzo. E la Librelec di merda non parte. C'è attività disco. Non si vede un cazzo, c'è ancora attività e non si vede un cazzo, e non funziona un cazzo. Non c'è un cazzo da fare. E proviamo l'ennesima distribuzione. Ennesimo problema che ci troviamo a dover risolvere. Una micro SD card guasta, non era quella che stavamo usando, volevo copiarci degli altri sistemi, ma ecco come si risolve il problema. Versione precedente di Librelec, come cazzo si chiama, vediamo se almeno questa si avvia. E vedo dell'attività, ma si pianta miseramente e non si vede un cazzo a video. Non si vede un cazzo a video. Si è riavviata da sola, non si capisce perché. Attività disco e non si vede un cazzo a schermo, non si vede un cazzo di niente. Forse ci mette un po', lasciamola lì. Non so cosa stia facendo, però lui è pronto, l'accendone è pronto. È pronto a dar fuoco. Alleluia! È partito. L'ho riavviato ed è partito. E posso anche connettermi. E non parte più. È un cancro. Questo coso è un cancro. È veramente un cancro. Installiamo. Che cazzo stai facendo? Oh, ha installato. Ok, torniamo indietro. Video add-on. NHK live. 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 Vediamo se funziona. Wow. Fantastico. Fantastico, funziona, finalmente funziona. Alla fine è passato Ninux, che ringrazio tantissimo, mi ha portato questo adattatore che serve per incrociare le masse su questo cazzo di connettore, maledetti Raspberry che si sono inventati questa stronzata priva di alcun senso per cui ci sono delle masse incrociate. Ne parlo in un mio vecchissimo video di questo problema.
la massa è incrociata con il segnale video o qualcosa di simile. Comunque mi ha portato questo adattatore e questo cavettino con i tre cazzi che escono e ci siamo riusciti, come vedete qui, io adesso ho la possibilità di mandare in play delle cose e ho anche l'audio, sta uscendo con il composite. Ma voi mi direte come è stata fatta questa cosa? Come si abilita l'audio video composito e il video composito? L'audio analogico e il video composito bisogna abilitare. Me lo sono segnato qua nel mio how-to che trovate su questa URL, che non scriverò nei commenti. E praticamente in config.txt bisogna scommentare queste due righe e poi aggiungere questo parametro qua per abilitare il TV Out. Poi dentro distroconfig.txt di LibreElec bisogna aggiungere virgola composite come opzione di DT overlay. Dopodiché dentro commandline.txt, cmdline.txt bisogna settare tvnorm uguale pal vc4, non so perché c'è questa roba vc4, tvnorm uguale punto tvnorm uguale pal, si chiama così vc4 punto tvnorm, deve essere settato in pal, due pal, e video composite con questo settaggio per il pal europeo. È molto importante la IE alla fine, la E alla fine è molto importante e si fa il reboot. Questo settaggio alla fine me lo sono trovato su un forum di LibreElec che non scriverò e quindi qua ci sono tutti i consigli che ho seguito per abilitare questa cosa dell'ottenere il video composito, l'uscita video composita a bassa risoluzione, qualità, quel cazzo che è. Ma voi direte, asbesto, perché? Perché fai questa cosa? E adesso un avvertimento. Non fate mai, mai queste cose. Non fatele mai, mai, perché sono pericolose. Io ho 30 anni e più di esperienza di elettronica, so dove mettere le mani e so come non morire mettendo le mani su queste cose. I televisori a valvole e le radio a valvole sono pericolosi perché hanno altissime tensioni all'interno. Quindi voi non dovete farlo mai. Mai, non fatelo mai, perché si rischia veramente tanto. Dovete fare estremamente attenzione, ma è meglio se non lo fate mai. Questo test point M38 sulla nostra televisione Philco Richfield che ho riparato qualche anno fa. Promette molto bene questo test point. Grazie all'aiuto di Nicola Giampietro, che è un esperto pazzesco di riparazioni di TV e radio a valvole, soprattutto TV a valvole, ma anche radio, ma insomma qualsiasi cosa che ha le valvole. Lui mi ha insegnato e ancora mi insegna un sacco di cose. Io non ci capisco veramente un cazzo. E c'è questo test point che salta all'occhio sulla catena video, proprio all'uscita di questa zona di video detection che si può vedere qui. E c'è questo test point che poi va giù e va qui, sulla griglia di questo tubo video out, che poi va appunto a fare quello che deve fare. E quindi probabilmente se io inietto del video qua, io dovrei vedere del video là. E
E quindi ora diamo un'occhiata a questo TV. Ho tolto giusto un po' di polvere e ho voluto guardare il problema che ho risolto, sempre grazie a Nicola, tempo addietro, cioè ho dovuto bollire il trasformatore di riga nella paraffina, nel e praticamente rifare tutto l'isolamento, e devo dire che è ancora lì perfetto, non si è sciolto neanche un po', quindi lui lavora freddo, lavora bene, e in effetti il TV si accende, funziona. Ora resisterò all'impulso di pulire, perché è meglio non toccare. Il lavoro è stato fatto quando io ancora, insomma, non avevo proprio zero esperienza, quindi ho usato condensatori recuperati, trovati, e probabilmente anche qualcuno inadatto, però che vi devo dire, la TV funziona. Ora devo sbloccare un potenziometro lì perché è completamente inceppato, e poi vedere se riesco a capire dove attaccarmi, e sapete bene voi dove devo attaccarmi. Io devo attaccarmi all'audio sul potenziometro del volume, quindi penso che sia da quelle parti lì, e dovrei riuscire a saldare lì, a saldarmi lì. Mi saldo tecno saldo. Va bene, diamo un'occhiata a questo TV. Qui c'è poco da fare, c'è solo da spruzzare delle tonnellate di WD-40 e il potenziometro al centro che è completamente bloccato, quindi è questo qua enorme qui. E io adesso, ecco, faccio una cosa orrenda col WD-40, perché non c'è un cazzo da fare, non si sblocca. Io lo irroro e lo lascio lì e vediamo che succederà. Ah, il volume è in alto e là dietro. E come cazzo ci arrivo al potenziometro del volume? Non ci arrivo, perché il volume è qui dietro, qui sopra. Non ci arriverò mai. Questi sono semplici controlli, i controlli del Menga. Ed ecco, ho ritenuto più conveniente, anziché lavorare su questo sterco, appoggiare il TV qui e scopriamo degli artefatti. Qua sotto ci sono questi artefatti nascosti, sono quelli che sembrano dei cazzetti, e sono tre. Sono dei cazzetti di regolazione, sono questi tre cazzetti di plastica che secondo me erano attaccati a questo oggetto per permettere la regolazione. Adesso dobbiamo cercare di capire. Ora io questi test point purtroppo non li trovo, e quindi si tratterà forse di guardare sul circuito se si trova un punto con scritto M quel cazzo che è. Ah, ecco, qui ho vol. Già ho trovato un punto dove c'è il vol, volume, potrebbe essere volume, è un filo di colore verde sottile che va effettivamente verso il volume attraverso questo filo nero qui, quindi questo potrebbe essere un interessante ingresso di volume con condensatore da mettere in serie. Ovviamente una parte di me vorrebbe pulire questo circuito, pulirlo bene in modo da poter leggere le scritte, un'altra parte di me mi dice che se lo farò sicuramente tutto andrà a fare in culo a pezzi. Però qua ci sono tanti di quelli che sembrano dei punti di test, ma non si capisce. Va bene, adesso indago. Trovato, eccola lì, L10 bobina. E io credo che il nostro test point potrebbe essere questo. Ma non ne sono sicuro, perché non vedo. Perché L10 potrebbe essere questa qua e non questa. Perché io ho questa che va giù, poi va una resistenza da 33K, che poi va a L11, che è qua. È esattamente come le schema. Ora io però su L10 mi dovrei trovare un test point. Non so cos'è questo stronzo, ma L10, se veramente è questa con attaccato qua un diodo, va bene, L10 scende giù, va su questa pista qua, e però non si capisce, va giù, passa attraverso questo coso, va qui
e va a questo test second det che non so cos'è e va su L11. Io su L11 all'altro capo ho una resistenza da 332, 3,3 kΩ. Vediamo cosa dice lo schema. E in effetti ho questo, ho 3,3 kΩ L11 che va a test point L10, che probabilmente è quella a terra, no, poi c'è questa con attaccato il diodo, che è questo qui, diodo, questa è sul modulo, poi scende giù, va in serie a L10, perfetto, in serie a L10 deve trovarmi il test point, quindi deve essere per forza in serie, esatto, quindi bobinetta col diodo, scende giù, la pista è quella lì giù, che è questa qua che fa questo giro che va qui, segue questo che è lui L10, è lui, e qua in serie mi ci trovo il test point che poi va, però dovrebbe andare alla resistenza, non alla bobinetta. Qui io mi trovo bobina e qua mi trovo altre cose, mi trovo piedino di valvola e la resistenza me la trovo dopo, non si capisce un cazzo perché la resistenza va a massa, questa è una massa, è tutto segnato con questi cosini meni, quindi massa, resistenza, bobina, bobina L11, test point, bobina L10. E che cazzo è qua? L10, test point, dovrei avere la bobina L11 e poi la resistenza a massa. Quindi direi che ci siamo, quello è il test point. Adesso non ci resta che provare. Siamo pronti per fare il botto. Mi sono collegato al test point e a massa attraverso un condensatore da 0,47 microfarad, 275 volt di quelli di protezione del cazzo, un condensatore a caso, e adesso gli manderò un ingresso. Quindi come prima cosa lo accendiamo. Qua abbiamo un video pronto da Raspberry, io ficco la spina e vediamo che cazzo succede. Già il fatto che non vedo fiamme sembra interessante. Le valvole accese, che meraviglia, quando si accendono le valvole è sempre una gioia di vivere. Wow, va bene, vediamo un po' che cazzo succede. Oh oh, abbiamo una linea, questa non è una buona cosa. Abbiamo fatto qualcosa, e come sempre accade specialmente su questo canale, devi fare una cosa, se ne sfascia un'altra. Quindi si è sfasciato il televisore, quindi sempre grazie a Nicola che è in chat con me, mi sta dando una mano, fatte alcune misure per scongiurare corti sugli avvolgimenti del gioco, cose del genere, che a quanto pare è un problema che accade con questi filco. Ribadisco che io non ne capisco praticamente un cazzo. E niente, adesso risaldo questi fili sperando di non sbagliare e vediamo un po' di provare qualche valvola. Ecco che già sto facendo minchiate, mi sto tirando cose. E purtroppo la nostra esistenza è macchiata da questi difetti. Difetti di socialismo lui, ogni volta che devi fare una cosa se ne sfascia un'altra, non c'è mai fine, non c'è mai pace, è sempre una atroce sofferenza. Ok, quindi con molto terrore adesso proviamo, dopo aver sostituito una valvola Compactron, che io rinominerò prontamente Compactroyon, questa Compactroyon, questa 6GY5, vediamo se per caso il problema deriva da lei. Dovrebbe essere sicuro a quanto pare, provare. E quindi ora io ficco la spina, ho ricollegato i fili, accendo, vedo le valvole accendersi e soprattutto osserviamo se questa red plata, osserviamo anche lì se c'è un'immagine.
Non vedo immagini, ma vedo che sta scaldando. Eh sì, sta red platando. Spengo. Allora, sempre su indicazione di Nicola, ho controllato questa valvola. Nessun corto tra il filamento e il catodo, e nessun corto tra anodo e catodo. Se non sbaglio, il catodo, l'anodo e il catodo. Comunque, nessun corto tra il filamento e questa roba qui, il catodo, e nessun corto tra anodo e catodo. Diciamo che dovrebbe essere ok. Mo la prova che mi hai detto di fare è staccare il cappello dell'alta tensione qui dentro e riaccendere e vedere che cazzo succede, e vedere un po' che cazzo succede. Io così farò. Adesso io rificco la spina e riaccendo, ed ecco che non si accende nulla, perché ho messo la spina del saldatore, perché sono un coglione. Ora io rimetto la spina giusta e accendo, ed ecco che i filamenti prendono vita. Ora vediamo se qua red plata di nuovo oppure no. A questo punto ho disabilitato l'alta tensione. Vediamo se si sente l'audio che viene fuori. E vediamo le temperature con la termocamera Vevor, che trovate in descrizione, che è spettacolare per questo tipo di cose. Il compact troione sta scaldando, temperatura massima di 259 gradi sulla resistenza, ed eccolo che diventa rosso e io stacco di nuovo. Ho deciso di fare una prova al volo di intuito e osservazione, cercare di capire le piramidi. Ok, si accende. Vediamo se red plata. Vediamo intanto se abbiamo l'audio. L'audio c'è. Oh oh, ho visto del fumo. Io a questo punto continuo. Perché ho visto del fumo? Io voglio vedere da dove viene questo fumo magico. Eh sì, red plata. Red plata sempre. C'è sempre un red plato. Quindi no, non era quello il problema. E il giorno dopo ho comprato la colla Uhu Stick e ho unito schemi che avevo stampato. Ho creato uno schemone, come potete vedere, uno schemone elettricone. E oggi faccio qualche prova. Ho creato anche questa cosa molto clever, cioè ho appeso questo specchio così, grazie a questo pirlo. L'ho appeso inclinato in modo che io, quando accendo il TV, posso rimanere qua e guardare se succede qualcosa a schermo. E quindi ora è passato un giorno, non lo so, magari si è asciugato, magari umidità, potrei sperare che si sia aggiustato da solo. Quindi adesso molto semplicemente io lo accendo e vediamo che cazzo succede. Ecco, acceso. Sì, le valvole si accendono. Chissà che magari fosse un problema di umidità, sarebbe interessante. Lì a schermo non accade assolutamente nulla, mentre le valvole scaldano. Ancora niente. Ci mette un po' a scaldarsi. Vediamo cosa succede. Ecco che si sta scaldando, sta diventando rossa e spengo. Mi sono detto, facciamo delle prove alla Carlona. E ho rimosso delle valvole. Ho rimosso questa, come avete visto prima, è questa red plata. Ho rimosso questa, che sembrerebbe l'oscillatore verticale, e dallo schema e l'output del verticale. L'ho rimossa e succede che la valvola non red plata più, e qui è spuntato l'audio come se si fosse tolto una qualche sorta di sovraccarico. Non si vede niente a schermo, logicamente. Però ecco l'audio. Sentite? C'è l'audio anche quando cambio i canali. Quindi qualcosa accade in quella zona. Vediamo se a schermo compare almeno una riga. Eccola, adesso sì che c'è la riga verticale. Ora ci siamo. È già un miglioramento. Bene, ora sarà la valvola o sarà qualcosa qua dentro? A me sembra strano che si sia bruciata la valvola. Vediamo, indaghiamo, però adesso va bene, adesso è molto meglio.
cosa succede adesso che io guardo nel mio datasheet, nel mio Google Sheet delle valvole, dove ci sono alcune delle valvole che ho classificato. Ho cercato quella valvola e ho scoperto di avere un sacchetto di Compactron. E ho scoperto anche di essere io sono un Compactroione, perché cercavo questa valvola damper e non la trovavo e non ce l'avevo. In realtà ce l'ho, eccola qua, non è questa, ma è questa. Eccola qua, identica. E vedo che il colore dorato è giusto. Quindi se questa si dovesse rovinare ho un ricambio, bene. Ma ho trovato anche il ricambio, probabilmente, di questa 6JZ8, che secondo me il problema non è lei, però tentar non nuoce, è la cosa più facile da fare. 6JZ8, ne ho addirittura due. Quindi ora io gli abbio questa valvola, gliela abbio. Gliela cafuddo, dogu. Cafuddamu. Cafuddamu la valvola, E addumo, ancora. Cafuddo e adduma. Questo è il modo di risolvere. Cafuddo e addumo. E vediamo se è red plata. Se è red plata è qualche componente, presumibilmente nei dintorni di essa. Chi lo sa? Ma a questo punto potremo verificare. Vediamo se l'audio spunta in quel modo corretto. E abbiamo l'audio. Sta a vedere che era la valvola. Perché ho cambiato valvola, adesso ho l'audio e abbiamo video, attenzione! Abbiamo il video! Quindi è il Compactroion che si è fottuto, ma io mi domando perché? Madonna, è bellissimo, tutto ciò è bellissimo, ho aggiustato la televisione a valvole, l'ho aggiustata, wow, vittoria socialismo lui, in questo caso in elettronica. Se qualcuno mi vuole regalare questo libro, io gliene sarò profondamente grato. Costa 21 euro su Abe Books. Se qualcuno me lo vuole donare, io ne farò un memento mori. Si trova su Abe Books, Victoria Socialismo Lui in Agricoltura. È un libro che ho visto una volta in bancarella e purtroppo non l'ho comprato perché dovevo comprarlo. Ma torniamo alla nostra TV, adesso io devo fare un'altra prova, adesso io li rimetto. Vediamo, è ancora un po' bollente. Cazzo, quanto scaldano ste valvole. Ma questo deve scaldare così tanto? Io gli rimetto l'altro Compactroion a questo punto, voglio vedere cosa succede. Se veramente mi dà ancora il problema e mi red plata. Ecco, gliel'ho messa e riaccendo. Ecco, accendo, alzo il volume. E questa però, vedete, fa un bel... Si scalda tanto anche lei. Sarà normale questo flashone così? È probabile. Però adesso funziona. Che cazzo è? E però vediamo se è red plata. Sta a vedere che era un falso contatto. No, ma vaffanculo allora, non può essere. E sta funzionando. Ma che cazzo è? Funziona. Quindi era un falso contatto lì, probabilmente. Vediamo se la muovo, ma no, non la voglio muovere perché non la tocco. Il TV sta funzionando. Gli ho rimesso la vecchia valvola. Posso pure cambiare i canali, non capisco cos'è questa roba che fa. Però, vedete, sintonizzo. E non succede un cazzo, vabbè, perché non ci sono canali. Però sta funzionando. Io sono senza parole.
che quello che ho usato è qua, il ricambio. Quello vecchio è lì, l'ho rimesso lì e funziona. Cosa succede? Falsi contatti sugli zoccoli? Può darsi, ma comunque va bene così. Sono contento e chi si contenta gode, e io godo. Godo della vittoria del socialismo lui. C'è sempre un non so che di spettacolare e magnifico sulle valvole, ed è qualcosa che non si riesce a descrivere a parole, però è l'odore, il calore che emanano queste valvole, l'odore tipico dei circuiti a valvole quando si riscaldano, è una cosa bellissima che mi riporta all'infanzia ed è bello, cosa vi devo dire, è bello. In questo momento starò consumando circa 400 watt, vediamo cosa dice il contatore. 645, no, vabbè, dai, 240 watt di televisore, ci stiamo. Bene, ma adesso finalmente forse riusciamo a tornare al topic originale di questa video, perché questa non è un video, è una video.